Don't like you, she likes everyone. And I never lie to it. Ciao a tutti da Gianina e dalla mia finestra, benvenuti sul mio canale. Yeah! Mi piace la mia finestra. Sti giorni mi ha presa così, fare video vicino alla finestra perché tira un po' di arietta e si sta una favola. Sentirete i bambini che giocano perché io abito di fronte a un parco, e anche se il parco sta al di là della strada, loro vengono a giocare sotto la finestra. Ma ormai mi sono abituata, a me personalmente non mi disturbano. Un po' a mia madre, che sapete, invecchia. Ecco il treno, yeah! Abito vicino al parco e alla ferrovia, quindi ho detto tutto. Comunque, a volte faccio i video e non me ne accorgo nemmeno che passa il treno, e sto treno si sente. Vabbè. Allora, dicevo, questo video è un video molto serio, perché ho ricevuto un'email. Come ben sapete, io seguo... Ah, ecco, questo stavo a dire. Vabbè, come ben sapete, io seguo persone nell'educazione alimentare, sia per il dimagrimento che per la prevenzione e nelle varie patologie come dialisi, eccetera, eccetera. È il mio mestiere. E è il mio dovere da infermiera farlo. Quindi seguo delle persone in questo processo, in questo nuovo cambio di vita. Se anche voi volete essere seguiti, trovate nell'info box tutte le informazioni. 19,90 € per la sola dieta personalizzata e 39,90 al mese per chi vuole essere seguito da me con numero personale, con domande, su incoraggiamenti, eccetera eccetera. Ritorniamo al nostro video. Ho ricevuto un'email da una ragazza. Ciao, mi chiamo così così, ho un grosso problema, peso 80 kg, vorrei dimagrire 30 kg in un mese. Allora, ho dovuto rileggere tre volte sta email. Io ho anche risposto chiedendo se ho letto male, mi ha detto di no, e mi ha anche detto: io ti pago, basta mi fai dimagrire 30 kg al mese. Allora, il problema qual è? Che i mass media, il mondo che ci... media si dice in inglese, amore. Il mondo che ci circonda ormai ci dà talmente tante informazioni, più sbagliate che giuste, che la gente non capisce più niente. Voglio dire a tutte le persone che stanno qui, che mi seguono, che magari sono passate così, tanto per vedere il video di sta scema che ha scritto 30 kg in un mese, che non è possibile una cosa del genere, perché per perdere 30 kg in un mese o devi andare dal macellaio che ti taglia una gamba o un braccio, oppure devi morire fame. Non ci riuscirai uguale a morirti, a dimagrire, perché morirai prima, perché sei morto di fame. Vabbè, avete capito. Io prima di tutto non faccio i miracoli, non mi hanno fatto né Beata né Santa Maria, a parte mi chiamo Elena Gianina, però questo è un altro discorso. Non esiste una cosa del genere. Vi devo uscire dalla testa che per dimagrire ci mettete un attimo, che esistono pillole dimagranti, che esistono tè, che esistono creme. Non esiste un cazzo di tutto questo, esiste solo forza di volontà, un'alimentazione sana e poche cazzate, ecco, per farvi capire. È questa, movimento. Se vuoi dimagrire te devi fare un mazzo tanto. Come hai mangiato tutta la vita come un porco per ingrassarti, ci vuole tempo anche per dimagrire. Non c'è, non esistono i miracoli, non si può dimagrire, è impossibile. Io sì, ho perso 35 kg, ma in 5 mesi, in 6 mesi, ma ho lavorato talmente tanto che a volte mi reggevo più in piedi, per quanta palestra, per quanto movimento, per quanto tutto controllato, tutta la mia... Sì, vabbè. Vai, eh? Ciao! C'è mia madre.
ti stai tagliando i capelli corti, bella. Vi stavo dicendo, non esistono miracoli. Per dimagrire serve solo impegno. La mia educazione alimentare non è una cosa campata per aria, e la dieta mediterranea raccomandata dal Ministero della Salute, quindi è una cosa che tutti sanno, che la trovate ovunque, però è più mirata sul dimagrimento. Vi ripeto, non si possono perdere né 30, né 15, né 17. Quando seguite una dieta, uscite da questa cosa sbagliata del dire sono a dieta, perché al momento in quale dici sono a dieta, hai già smesso di essere a dieta. Impara a prenderla come uno stile di vita, come un cambiamento che devi fare per te stesso, non per gli altri, non per quello che ti dice sei grasso o che sei brutto o per quella, no, gli altri al di fuori di te non contano niente, zero, né per quanto riguarda il tuo corpo. Il tuo corpo è tuo, quindi ti devi accettare per quello che sei e migliorare dove si può migliorare, non, e con i tuoi tempi, non morire di fame, ma fare le cose in maniera giusta. Comunque il discorso è questo, né io né nessuno a questo mondo vi farà dimagrire né 30 né 15 kg, ho detto che i ragazzini sono disottabili, insomma. Nessuno, chi vi dice queste cose vi dice una cazzata e vi fa solo buttare i soldi alla finestra. Mi raccomando, pillole no, non comprate niente, non vi aiutano a fare niente, vi aiutano solo a buttare i soldi, a farvi del male alla vostra salute. Impegnatevi, eliminate lo zucchero bianco, eliminate i fritti e vedrete che avrete dei risultati ottimi. Se volete essere seguiti da me, mandatemi un'email a dietajanina@gmail.com. Seguitemi su Instagram, parmigiamo insieme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!